Buongiorno. Oggi è venerdì ed è il mio ultimo giorno qui in Germania. Non vi ho vloggato nulla ieri perché ieri abbiamo lavorato dietro le quinte. Abbiamo creato un sacco di contenuti per Adidas, per prodotti che però usciranno durante l'anno a luglio e ottobre, e quindi non ho potuto farvi vedere nulla e per voi non era molto interessante. Oggi è il mio ultimo giorno qui, però secondo me, speriamo, sarà una giornata molto più interessante da mostrarvi. Quindi vi porto con me in questo cosa mangio in un giorno mentre sono all'estero da Adidas e poi in viaggio verso casa, perché questa sera torno a casa ma arrivo tipo a mezzanotte, quindi devo procacciarmi il cibo da qualche parte. Quindi iniziamo con la colazione, che io ovviamente la conosco già perché l'ho fatta ieri ed è strepitosa. Alcune persone a volte mi scrivono nei commenti: Silvia, ma sei in vacanza o sei in hotel, goditi la colazione dell'hotel. Allora sì, ogni tanto, però il fatto di trovare lo yogurt con i semi, con i cereali e la frutta, a me uno piace e due è funzionale. Io non sono qui in vacanza, sono qui per lavoro, ma uguale in entrambi i casi. Il mio obiettivo è sentirmi bene e mangiare per sentirmi bene. Quindi la colazione che voglio fare è qualcosa, soprattutto la mattina ne sento davvero il bisogno, che mi liberi. E quando io non mi sento appesantita, non solo mi sento bene fisicamente, ma soprattutto ho un umore totalmente diverso. Cioè, nel momento in cui io mi sento gonfia, grossa, appesantita, mi incupisco, mi arrabbio, perché non stando bene con me stessa non sto bene nemmeno in compagnia degli altri, perché la mia testa è sempre lì a pensare al fatto che sono gonfia, che non mi sento a mio agio, che magari ho anche aria nello stomaco, eccetera. Qui ragazzi la colazione è strepitosa. Questa è tutta la parte dolce dove tengo io, poi c'è tutta la parte salata, calda, eccetera, ma qui ci sono, cioè, frutta essiccata, frutta secca, tutti i cereali e anche persino quelli senza glutine. Poi qui yogurt, muesli di quinoa, no vabbè, e poi i queen della colazione funzionale, un chia seed pudding. Cioè, ma cosa parlando? Così non ne manca a casa li mangio, kiwi e tutto il resto della frutta. E quindi big bowl di yogurt, kiwi, frutta secca, chia pudding e questi sono semi di lino tritati, che è una chicca perché il nostro intestino li assorbe solo se tritati. Se mangiate i semi di lino interi non li assorbe perché sono troppo piccoli, il nostro corpo non riesce a romperli. E poi i muesli che non ci stanno su, quindi dopo. Ah, e parte di una colazione super funzionale è il tè caldo, che scalda lo stomaco. Dopo colazione sono tornata in camera e ora sto preparando la valigia perché, come vi ho detto, oggi è il nostro ultimo giorno e quindi dobbiamo fare il check out. Prima di impacchettare tutto vi volevo far sapere che sto rispettando anche qui in viaggio la mia skincare challenge. Per chi non mi segue su Instagram o per chi si è perso le stories, praticamente ho deciso di attuare una skincare sul mio viso. Non ho mai dato troppa attenzione alla cura della pelle del mio viso, non mi struccavo poi così spesso, non mi lavavo il viso con i prodotti adatti così spesso, insomma era un po' un casino. Vabbè, ora ho capito che devo migliorare e questo è anche stato grazie a dei prodotti che mi hanno mandato da aziende, tra cui quello che secondo me è davvero una figata e che è qui con me oggi perché piccolino e quindi ci sta in beauty, è il Foreo Luna, perché si chiama Luna questa cosa. Praticamente è uno strumento che ti serve per detergere il viso in profondità. Ho anche portato il detergente che, essendo questi barattolini piccolini, passano il gate senza problemi. Ho iniziato la challenge da circa una settimana, due. Ammetto che non sempre sono riuscita a rispettarla, anche questi giorni non l'ho fatto proprio tutto. Di giorni dal giorno, anche perché ho avuto orari un po' particolari, però vediamo. La mia pelle al momento non è che abbia avuto questo grande cambiamento, perché comunque ci vuole tempo, ovviamente, forse un mese non sarà neanche abbastanza, però è giusto che io incominci a farlo, perché anch'io, ragazzi, sto invecchiando. Yes. Bene,
Adesso finisco di fare la valigia, faccio check out e iniziamo questa giornata. Questa mattina iniziamo con un allenamento che è stato co-creato dagli altri ragazzi e ci sono due gruppi. Uno, le ragazze che fanno una cosa tipo yoga, meditazione e allenamento con pesi, e un altro gruppo che è quello dei ragazzi che fanno allenamento funzionale e a corpo libero. Io ho deciso di andare con quello funzionale a corpo libero perché quello di yoga con... Basta, la scelta è stata fatta, perché quello di yoga, meditazione, sì, però ho bisogno di muovermi, quindi voglio iniziare e spingere le mie endorfine al massimo, vero Save? Yes! Outfit del giorno, sono questi leggings con la riga color Tiffany, reggiseno color Tiffany, luci pazzesche qui dentro, e ora it's time to sweat! Warm up fatto, ora ci sentiamo. Finito il primo circuito, inizia il secondo. I don't hear you, I'm ready! I was born ready! Yes! Lui quest'anno non è piccolino, ma è assassino uguale. E ora passiamo alla seconda parte del workout, che ancora non sappiamo, ma hanno tirato fuori i trampolini. Che figata di allenamento, bellissimo, sudato da morire, stupendo. Ora è finito cool down e poi il cibo. 1, 2, 3, team! Finito l'allenamento, abbiamo potuto farci una doccia, io mi sono cambiata, ho riassunto sembianze umane e adesso abbiamo un workshop. Vediamo. E qui post workout fanno questi smoothies che puoi scegliere il livello dipendentemente dai grammi di carboidrati, 20, 30, 40 grammi, scegli il gusto e scegli che proteine metterci, yogurt, vegane o whey. Io questo me lo sono fatto fare con lo yogurt perché io non mi piacciono le proteine in polvere. I take the best exercises, I take the best exercise workout program in the world. The best one you ever see. Maybe it's excess, whatever. I take it and I drop it on a person who is like this floor. Emotions? Ah. Look at shame. Look shame. At shame. Spider-Man. Or alien. Sorry. Wrong. Okay. Did you get that message? Yeah. We are staying together for 3 weeks. It's so much happening. Thank you very much from my side.
hanno creato per noi le felpe personalizzate Adidas Training Squad con il nome dietro. Ragazzi, cioè, è emozionante, bellissimo. Sono tutti felici. Pranzo, due salad bowl con tutti. Dopo pranzo è ora di un nuovo allenamento con Wake Yoga. Mi stava spiegando che questa è fatta tutta di legno, la parte di sotto anche, che è abbombata, non è fatta di plastica come le solite. Questa parte di sotto è fatta con legno riciclato, mentre questa è fatta con legno che proviene dalle spiagge, ed è tutto legno tedesco, tipo dalle spiagge tedesche, eccetera. Your right knee is bent, open your right hip. Put your shoulders and bring your right toes behind you. Lift your chest wildly. Inhale, high. Head a little bit up. Inhale, plank. Exhale, lower knee. Step two. Bring your right hip down. Inhale, open your shoulders. Right hold up. Your upper arm and neck. Quindi ora finito con questo allenamento di yoga, passiamo all'altro, che dovrebbe essere foam roll, ma non lo so, oggi è una giornata piena di allenamenti e sono strafelice. E ora sessione di relax, si spera, perché siamo al terzo workout della giornata. I'm Italian. Yes. Ah. Raga, ma un foam roller così? Okay, and then go up and down. You want to do your thing with the vibrations? This that that That's the special tissue that I want to do is right now. What did you? You think about the yoga board? It's nice. Yeah, it's intense. So it's perfect that we are in this one after the other. I tried it once, it's really hard. Yeah, it is. Finito anche con la sessione di stretching, adesso abbiamo un'ora prima di avere il transfer in hotel, quindi mi metto un po' a computer, cioè prima mangio qualcosa, che qui c'è ancora lo spread stamattina, poi mi metto a computer e inizio un pochino a editare i video. Qui il labbro sta leggermente meglio, ma io ogni volta che parto mi dimentico il burro cacao e questa è la situazione dopo 3 giorni. E poi alle 5 andiamo tutti, siamo un bel gruppetto, che prendiamo il volo alle 8, quindi ci vediamo dopo. Bye Erzo! Salve, saluta! Siamo arrivati in aeroporto e adesso dobbiamo passare il metal detector. Ma dovete sapere che siccome viaggio alle 8 di sera, io questa mattina a pranzo sono stata previdente e ho preso del cibo dalla mensa di Adidas e adesso lo devo far passare sotto il metal detector. Speriamo, perché questa è la mia cena. Ta-da! Insalata di pollo che ho preso stamattina e una forchetta che ho rubato al McDonald's. Un tempo la Vale mi ha regalato questi squeeze di Damiano, che sono praticamente del burro di mandorle in bustina, e adesso me lo sto ciucciando perché avevo voglia di qualcosa di dolce. Buonissimo, è davvero pratico. Non so in realtà se li vendono, secondo me li danno soltanto alle fiere, agli expos, quindi magari ai Rimini Wellness li daranno, quindi se li trovate prendeteveli perché sono comodissimi da viaggio. Bene, sono tornata a casa, mi sono cambiata, struccata, sono pronta per andare a letto, sono le 2 di notte, quindi buonanotte, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!